Buongiorno a tutti, un sabato in giro per Milano con City Report. Siamo stati chiamati dai cittadini per questa situazione che vedrete dalle immagini di Paolo Rusconi si perpetua da diversi anni. Fino ad oggi non c'è stata nessuna soluzione e ancora oggi, settimana scorsa, domenica, c'è stato un allagamento, i cittadini sono tutti bloccati. Va a farsi benedire la sicurezza, la libertà di circolazione e tutto il restante. Andiamo a vedere cosa succede. E proseguiamo il nostro giro, siamo qui con un cittadino impegnato del territorio che purtroppo subisce questo danno dovuto all'acqua, questo isolamento, questo carcere non volontario. Dove è arrivata l'acqua l'ultima volta? L'ultima volta siamo arrivati qua e il video ve lo dimostrerà. Poi ti volevo chiedere, ce l'hai detto tu, ma comunque cosa c'è qui dentro, dove vediamo tutto arrugginito, a parte le bottiglie di birra? Questo è un quadro elettrico delle pompe, che nel peggiore dei casi si allaga sino a qua e qui non si può neanche intervenire. E uno non può neanche verificare se l'interruttore su e giù, le pompe funzionano, perché non può, deve arrivare un sommozzatore qua. Siamo arrivati a questo livello e non parliamo di una cosa sporadica caduta perché c'è stato uno tsunami. Quattro gocce d'acqua, un po' di pioggerellina e siamo sempre a queste condizioni. Da quanti anni? Il sottopasso è stato costruito nel 2002, questo più c'è un altro sottopasso costruito sempre nello stesso periodo in via Alieni. L'unica cosa è che quel sottopasso non si allaga mai, questo dal 2002 ce n'è sempre una. Secondo te perché capita? Un errore di costruzione o è più sfortunata quest'area rispetto a tutte le altre? Penso che siano fatti calcoli sbagliati. Ecco, io supporto quello che dice il signore, il cittadino, proprio perché siamo passati qui con degli ingegneri che noi conosciamo, che si occupano di diverse opere importanti e appunto si lamentavano il fatto che questo passo è stato fatto con la certosinità di un bambino di 3 anni che gioca col DAS. Vi dico solo questo. Andiamo avanti. Cari amici, siamo nel municipio 8, non siamo in un programma che vedete nelle televisioni Survivor, anche se questi dovrebbero essere i marciapiedi transitati dai cittadini. Purtroppo anche questa è una problematica da aggiungere all'assessorato al verde, a chi si occupa della manutenzione delle strade, dei marciapiedi, perché è invivibile questa situazione, si perpetua per centinaia di metri. Vedrete dalle immagini quello che è il comando, il pozzetto di comando delle pompe che a quanto ci risulta da diversi anni paiono non essere sufficienti o paiono non essere adeguate alla situazione. Valutate voi, comunque va risolto questo problema perché il quartiere non può rimanere isolato dal resto della città e sicuramente non si possono sequestrare delle persone ogni qualvolta piovono quattro gocce d'acqua. Andiamo avanti. Siamo in Viale Grotto, Municipio 8, stiamo continuando a seguire il percorso di questo sottopasso che crea diversi problemi, tantissimi problemi a tutti i cittadini che vivono qui. Come sapete si allaga, allagandosi crea il problema della circolazione dei veicoli, crea l'isolamento di queste persone e anche un problema di emergenza perché comunque questi allagamenti, avvenendo ogni volta che ci sono quattro gocce d'acqua, quindi non parliamo degli tsunami o dei fenomeni straordinari, rischia anche di coinvolgere automobilisti e pedoni, magari con qualche conseguenza abbastanza sgradita. Come potete vedere qui, abbiamo uno anche dei vari problemi collegati, cioè la manutenzione del verde, tutte queste foglie, tutti questi arbusti che ci sono qui vanno a finire sempre nel solito posto, negli scarichi, eccetera, che non sono manutenuti, portando così ancora un problema maggiore allo scarico dell'acqua, appunto delle pompe e di queste laminazioni.
Poi che dirvi, cioè, abbiamo visto i topi, abbiamo visto questa situazione, questo sottopasso e tutto questo terreno, territorio che c'è qua a fianco è totalmente abbandonato, quindi chiediamo al sindaco Sala, all'assessore al verde di metterci un occhio di riguardo a questa situazione, dato che la situazione si perpetua da diversi anni. A Palazzo Marino ci sono da circa 8 anni tra la prima e la seconda giunta, sarebbe il caso di intervenire. La Milano del 2026 delle Olimpiadi deve vivere una situazione del genere? Credo proprio di no. Andiamo avanti. Stiamo proseguendo il giro nel municipio 8, Viene Grotto e tutto quello che c'è intorno. Come potete vedere, la situazione che vi abbiamo fatto vedere con i cittadini degli allagamenti, diverse motivazioni, facendo un giretto si trovano. Tutti i canali sono ostruiti di foglie che sicuramente non sono qui da qualche giorno, piante. Qualcuno ha asportato via anche le grate che coprono appunto le canaline, con il rischio anche che qualcuno si possa far del male. Ma ci è stato segnalato anche che, come in altre zone di Milano, anche quelle più amate dal sindaco, quindi quelle dentro la prima cerchia dei Navigli, il centro storico, anche qui abbiamo un'opera che funziona a metà, un quarto. Perché? Mettete di avere una persona anziana con voi o che ha dei problemi di deambulazione che deve passare dall'altra parte per raggiungere l'altro lato della strada. Si trova qui una bella saracinesca dove ci dovrebbe essere un ascensore, quindi parliamo di barriere architettoniche proprio. Lasciando perdere le barricate che si sono formate lì, portando via i pannelli di rivestimento dove uno può cadere anche se normodotato. E qua? Che facciamo? Se devo passare dall'altra parte, come posso fare? Cioè, quest'opera a chi e a cosa serve in questa maniera? E i cittadini stessi ci dicono che per passare dall'altra parte anche le persone normali hanno fatica perché sono più di 100 scalini. Chiedo a Paolo, insomma, di fare un minimo di in camera qui per far vedere. Poi, trascuratissimo, sporco, foglie dappertutto. E tra l'altro, adesso mi affaccio qui, qui vedete che c'è la ferrovia. Diversi punti della massicciata della ferrovia, come vedrete dalle immagini di Paolo Rusconi, sono stati divelti, aperti per attraversare da una parte all'altra senza fare il giro del ponte. Noi non legittimiamo questi comportamenti che mettono a rischio la sicurezza stradale e ferroviaria, però anche questo è un altro segnale che qui non controlla nessuno, che la zona è abbandonata. Perché? Perché queste massicciate vanno ripristinate, non vanno lasciate rotte aperte dove qualcuno, anche un bambino, potrebbe finire in mezzo ai binari e morire e creare dei problemi alla viabilità. Andiamo avanti ancora. Nel frattempo un problema ne porta un altro. Questo comune, purtroppo, in questa città di Milano del 2019, matasse di cavi elettrici tagliati, che non si sa per quale motivo, se non servono vanno rimosse, se servono a qualcosa collegatele, controllatele. E poi, come vedrete dalle immagini di Paolo Rusconi, anche qui troviamo un'altra telecamera di videosorveglianza che fa di tutto, meno che il suo lavoro, perché non funziona, perché non riprende, perché non serve in questa maniera. È solo un oggetto piazzato lì, forse per spaventare qualcuno che ancora non sa questa cosa, ma credetemi, i malviventi lo sanno tutti che le videocamere a Milano funzionano un giorno sì e 364 giorni no. Andiamo avanti. Thank you.
Via Negrotto, siamo dall'altra parte del ponte, come avete potuto vedere ci sono innumerevoli cose che non vanno, ci stupisce, noi che siamo i professionisti del trash, insomma dei disagi, della criminalità nella città, guardate questa porta, e qua ne manca un pezzo, dove sarà? Ops, non c'è più la maniglia, però la serratura era chiusa, è stata forzata. E andiamo a vedere cosa troviamo, cavi elettrici scoperti e biciclette Mobike in par condicio, Ofo a quanto vedo e anche un carrello. Quindi alla fine questo sottoponte è diventato un ricettacolo di refurtiva per qualcuno che può fare quello che vuole qua dentro perché nessuno lo controlla. Ciò ce lo dimostra il fatto anche che troviamo dei sacchetti con della roba da mangiare, delle sigarette e l'impianto elettrico di questo posto è stato bruciato, guardate qua. C'è addirittura una ragnatela, guardate. Questo indica il fatto che è parecchio tempo che nessuno viene qui. Oggi qui nel Municipio 8, in Via Negrotto, insieme a Paolo Rusconi, Tullio Trapasso e City Report vi stanno evidenziando una situazione che c'è in tutta Milano, ma anche in questo caso è massimizzata. Vi ricordiamo che questa è la città che dovrebbe ospitare i più importanti eventi, il capoluogo, la capitale morale dello Stato. Guardate in che condizioni siamo. Andiamo avanti. Siamo usciti, non vi racconto il tanfo, la puzza che c'è qui. Questa, vi ricordo, è una scala che le persone devono percorrere per andare in chiesa, per attraversare questo ponte di Via Negrotto, dato che non funziona come vi abbiamo fatto vedere dall'altra parte l'ascensore. Noi personalmente, visti i fili scoperti della corrente, eccetera, la pericolosità, richiudiamo per quello che possiamo manualmente la cosa. Guardate, sforzata. Rimane aperto un passaggio. Purtroppo di più non possiamo fare, ma chi di dovere sa benissimo quello che deve fare. Fra l'altro, ci giriamo un secondo, sempre qui siamo in attività quando vediamo queste situazioni. Guardate, sono le 2:10 del pomeriggio. Lavatrici, pezzi di legno, vi ricordo che siamo a 50 metri dal campo Rom di Via Negrotto, che segue e costeggia la ferrovia. Andiamo avanti, seguiteci. Cari amici e amiche, giornata di sole, siamo venuti in Via Negrotto, in questo momento siamo nel sottopassaggio, vi abbiamo fatto vedere già gli allagamenti, i passaggi, gli ascensori che non vanno, eccetera, eccetera. Qua troviamo proprio sotto le telecamere che non sappiamo se funzionano, però ci dimostra che qualcosa non va, la presenza di questi armadietti spalancati. Qua. Ops. Troviamo anche un estintore qui, vediamo un attimino se l'estintore è a norma. Direi proprio di no. Bene, lo rimettiamo dentro, chiaramente non ha targhette né niente, fra l'altro ci sono dei pezzi di legno, una tendina, tutte robe che non dovrebbero stare in una
cabina dove passano i comandi importanti, il riscaldamento delle rampe, eccetera. Anche qui richiudiamo il tutto e segnaliamo anche questa. Da Via Negrotto proseguiamo. Proseguiamo il sottopasso, siamo sempre con i nostri amici che ci hanno accompagnato in questo tour trash purtroppo. Luci psicadeliche, non siamo in discoteca, però come ha detto una persona che è qui con noi ci si potrebbe pensare, almeno avrebbe uno scopo più utile. Troviamo immondizia, mattoni, scatoletta qui finalmente chiusa, purtroppo però mi sa che questa siamo allo stesso livello dell'altra. Armadietti, dei servizi, dei cavi elettrici. Aperti, non si fa. Questa perlomeno è un po' più pulita dell'altra, dove c'era addirittura rifiuti, pezzi di tapparella, lo vedrete dalle immagini. Noto mancare però qui l'estintore, che come vi avevo detto le scorse volte nelle altre situazioni che abbiamo visto nelle settimane, è obbligatorio, perché sono spazi chiusi, sono sottopassi, quindi sono a rischio di incendio e devono avere i loro mezzi di spegnimento. Anche perché abbiamo visto le colonnine per richiamare insomma l'attenzione dei servizi e le vediamo che sono tutte non funzionanti, pitturate e i microfoni idem. Ma qua ci stiamo avvicinando a una zona di luce, come passare dal dritto e rovescio, dall'inferno al paradiso. Dove entriamo qui che è la zona illuminata? Questo sottopasso ci porta alla fermata del passante di Villa Pizzone e qua è al buio, di notte non si può camminare o deve avere la torcia in mano. Quindi questo è il pezzo del comune, quello brutto che abbiamo visitato. Passando queste barriere arriviamo nel pezzo delle ferrovie, vedo. Quello fa parte delle ferrovie dello Stato che fa la manutenzione regolare. Beh, devo dire che rispetto all'altro, perlomeno per le questioni di sicurezza, sembra un attimino messo meglio, chiaramente. Eccoci, rientriamo dall'altro lato della pista discoteca. Qui troviamo sempre i soliti armadietti aperti, i cartelli però dicono che è un'area videosorvegliata. A vedere le condizioni in cui si trova, di sporco, di degrado, di manutenzione, non si direbbe. L'odore che c'è in queste canaline sa proprio di urina e credo che sia proprio quella, non credo che vengano qui a sbocciare lo champagne per festeggiare in questo privé. Un saluto a Paolo Rusconi e qui c'è la mappa del sottopasso della stazione. Potete vedere com'è conformata. Siamo in chiusura della nostra puntata di oggi dal Municipio 8, Via Negrotto. Avete potuto vedere tutte le varie situazioni di tutto quello che non va. Però in tutto questo che non va abbiamo trovato invece una cosa bellissima e positiva. Il Comitato Rinasci Futuro ha organizzato questo gazebo con tantissime persone. Ci è piaciuto tantissimo vedere tutte queste persone interessate alla situazione della loro zona, che è anche problematica visto gli allagamenti, si ritrovano isolati, eccetera, e delle situazioni del vario degrado che c'è. Vi portiamo a conoscere, già la conoscete, Meride Muzio del Municipio 8, consigliere di Forza Italia.
Cosa ne pensi di questa situazione, appunto di questo quartiere che rimane allagato, isolato e appunto di tutte le opere che sono state fatte intorno che non vengono tenute bene? Il municipio deve senz'altro attivarsi per risolvere la situazione per rispetto comunque dei cittadini residenti. Difatti sarà mia premura portare a conoscenza del municipio tutta la situazione degli allagamenti, spiegare bene com'è strutturata la zona perché magari non tutti la conoscono. Questo problema colpisce soltanto i residenti o comunque chi va a trovare i residenti di Via Negrotto, perché comunque è una via chiusa, e oltretutto ci attiveremo e mi attiverò soprattutto e porterò a conoscenza sempre del municipio la gestione del verde, anche perché non c'è molta cura. Sì, diciamo che abbiamo trovato anche telecamere non funzionanti nel ponte, nel sottopasso che collega al punto al passante. Abbiamo trovato gli armadietti che dovrebbero essere chiusi con tutti i comandi dell'energia elettrica, eccetera, e gli estintori scarichi al buio. Allora, sulle telecamere posso rispondere perché nel 2017 avevo fatto una mozione soltanto riguardante il ponte di Via Negrotto, dove richiedevo sia l'illuminazione che le telecamere. Erano state messe, soltanto che essendoci vicino a un campo rom, probabilmente saranno loro a lanciare i sassi, a romperle. Poi, se non so se avete notato, non funziona l'ascensore, ma perché c'è gente in civile purtroppo che impicca gli incendi dentro l'ascensore, e quindi onde evitare qualsiasi problema hanno deciso di tenerlo chiuso. Quindi barriere architettoniche per questioni di sicurezza? No, allora le barriere architettoniche, c'è il sottopassaggio della stazione, che ti allunghi leggermente la strada, ma è comunque possibile far arrivare verso Villa Pizzone in carrozzina. Va bene, non ci sembra comunque una situazione quando una comunità, un'istituzione si arrende al fatto che ci sia qualcuno che distrugge, eccetera. Le opere pubbliche, vabbè, lasciamo perdere. Sì, quello che mi è stato risposto, mi dispiace, io ho fatto delle domande, questa è stata la risposta che mi hanno dato assessori. Fra l'altro ci sono delle immagini che tu non hai viste, ma non ti voglio fare una sorpresa come la nostra bandiera alle spalle. Sotto il famoso cavalcavia che passa da una parte all'altra, addirittura sono state spaccate delle porte sotto e sono utilizzate come magazzino per tenerci le biciclette, questa volta in par condicio, sia OFO che Comune che Mobike. Giusto per dire. Di questo non ne sapevo niente, quindi sarò curiosa di aspettare la puntata a vedere, poi commentare magari insieme a te. Ti oppure ringrazio. Fare qualcosa per risolvere il problema. Ok, adesso siamo qui con Emanuele, che tutti conoscete, del comitato Rinasci Futuro, che ha organizzato questo splendido gazebo, frequentatissimo, incredibilmente, visto la giornata, eccetera. Raccontaci insomma qualcosa della partecipazione delle persone oggi, come sono le persone, positive ma sono determinate? Sì, è stata anche questa una bellissima esperienza, sempre di più con la nostra associazione, cerchiamo di essere vicini ai cittadini che ci fanno delle segnalazioni e cerchiamo di aiutarli a portare la loro voce nelle istituzioni e ad operarsi per risolvere i loro problemi. Oggi abbiamo visto un problema veramente molto importante per chi abita in tutto il quartiere e abbiamo avuto veramente il piacere di vedere gran parte dei cittadini del quartiere venire al nostro gazebo. Abbiamo raccolto in pochissimo tempo più di 150 firme. Questa cosa ci ha reso veramente orgogliosi, abbiamo anche insomma preso dei contatti importanti e continueremo a seguire questa situazione come Rinasci Futuro affinché i cittadini possano avvalersi del nostro aiuto e portare avanti le loro istanze. Personalmente complimenti al comitato, io che di comitati ne ho fatti tanti, devo dire che un affiatamento, un'unità di intenti e anche proprio delle belle persone attive e concrete, non era parecchio che non le vedevo, nonostante poi le situazioni che dicono il contrario in televisione, che ci sia tutta questa partecipazione che invece io non vedo. A proposito di partecipazione, non potete non vederlo, il nostro amico Daniele che arriva dalle famose torri di Via della Torre, sempre nel municipio 8, che è venuto a sostenere la causa degli altri cittadini qua. Come hai trovato questo pezzo comunque del tuo municipio di Via Negrotto, eccetera? È un bel caos. Diciamo che purtroppo nel nostro municipio di problemi ce ne sono parecchi, ce ne sono veramente tanti. Questo problema intacca non solo i residenti, perché purtroppo ci sono delle altre vie di collegamento e so che anche gente che abita nelle mie torri, quantomeno nei dintorni,
ogni volta che il sottopasso si allaga hanno dei grossi problemi di mobilità, quindi insomma non è solo un problema legato alla via in sé, ma è un po' più esteso al quartiere, quindi se non ci diamo una mano tra di noi e come dire, se non ci sosteniamo per risolvere il problema, per arrivare come dire, direttamente in comune, per far sentire un po' la nostra voce e cercare che queste situazioni non si ripetano più, insomma, no? Credo che sia basilare, ecco, no? Poi credo che comunque, come ha detto Emanuele, lo scopo dell'associazione Rinasci Futuro è quella di avvicinare i cittadini, di aiutarsi l'un l'altro e quindi di creare comunque un network, una rete di sostegno e di collaborazione che faccia sì che problematiche come queste non vengano, come dire, lasciate un po' allo sbando, ma vengano prese di petto per essere sistemate, anche perché comunque il problema si porta avanti ormai da diversi anni, giusto Tullio? Sì, assolutamente sì, direi che abbiamo superato i quinquenni qui per questa situazione. Volevo chiudere oggi, vabbè, no, io personalmente ritornerò per vedere altre situazioni anche che ho trovato oggi che non mi aspettavo fossero ancora così, al di là del campo Rom, perché c'è molto di più. L'ultima domanda spetta all'Emanuele del Comitato e alla Mary. Prossimi passi per chi ci sta guardando, magari vuol sostenere questa causa, i prossimi passi per Viale Grotto? Allora, noi senz'altro aiuteremo i cittadini a prendere voce al Consiglio di Municipio e stiamo valutando anche la possibilità di presentare un esposto perché la situazione è molto grave e quindi aiuteremo, saranno gli stessi cittadini che riunitisi insieme a noi prenderanno le decisioni nelle tempistiche che loro riterranno più opportune. Noi daremo tutta la struttura dell'associazione a disposizione perché loro realizzino quello che è il loro obiettivo, che è anche il nostro, e cioè quello di migliorare anche questo punto della nostra città più periferico, ecco. Scusami se ti dico una cosa in più, però purtroppo mi viene in mente tante persone che ci scrivono e che poi ce lo chiedono. Chiaramente questa iniziativa supera qualsiasi barriera di qualunque partito. Assolutamente, noi abbiamo invitato esplicitamente personalità del municipio di tutti i partiti. Noi ringraziamo la consigliera De Muzio per essere venuta con noi e questo ci rende felici, ma noi rivolgeremo a tutti i partiti la stessa identica richiesta quando andremo al municipio a parlare di questo, che prendano in considerazione le domande prima di tutto e sullo stato della questione, perché anche i cittadini alle volte è anche quello che manca, l'informazione su che cosa stia facendo effettivamente l'amministrazione per questo increscioso problema del sottopasso allagato a ogni pioggia e del sottopasso di Villa Pizzone al buio e carente di servizi come quello dell'ascensore. Ecco. Quindi ci rivolgiamo a tutti e ci dichiariamo in questo momento al di là delle qualunque barriere politiche, insomma, ecco. Perfetto, sottopasso, eccetera, insomma, in questo caso. Mary, anche a te dico la stessa cosa, vedo che i cittadini hanno riposto molta fiducia in te. Tu che idea ti sei fatta? Come vuoi procedere in questa situazione? Allora, l'unico modo che è possibile per me procedere è attraverso una mozione. Vorrei anche magari riuscire a scrivere questa mozione insieme o al comitato o anche ai cittadini stessi e capire loro cosa vogliono chiedere principalmente. Magari la si può scrivere insieme, poi io la sistemo in modo formale, corretto per poterla presentare in municipio e poi dobbiamo attendere la maggioranza di municipio, quindi diventerà un ordine del giorno in un consiglio e verrà votata da tutto il consiglio. Grazie, ecco perfetto. Quindi adesso avete ben chiaro quello che succederà. Seguiteci, seguiteli perché si danno parecchio da fare. Alla prossima settimana, City Report, Tullio Trapasso, andiamo avanti.